Un saluto a tutti ragazzi da Missi91, siamo su The Walking Dead stagione finale e ho appena completato il capitolo 1. Sono successe cose che non mi aspettavo e ora sono curiosa di vedere gli sviluppi. Iniziamo subito. Bambini perduti, ok. Ah no, devo cliccare là sopra, perfetto. Previously on The Walking Dead, AJ and I had been searching for a long time for some place we could call home. Just when we thought we'd found a huge stash of food, it turned out to be a trap. That could have been the end. But I woke up and found I'd been saved by a guy named Marlin, the leader of a community living inside an old boarding school. Il povero Marlon, quel maledetto. It felt like a chance at having a home, a real one. We had to go back to the train station to see if any food survived the explosion. But someone else had the same idea. When AJ distracted him, I shoved him into a pack of walkers. I found Marlin and Brody in the basement that night, arguing about the man we'd seen, and I learned why Brody was so afraid. The man was part of a group of raiders they'd run into a year ago. Marlin traded Tennessee's older sisters to the raiders to keep himself safe. Perché era un vigliacco incredibile. He attacked Brody and locked me in the basement with her. When she turned, I had to stop her. Marlin stole AJ's gun and tried to convince them I had murdered Brody. Violet backed me up. I attacked Marlin and made him drop the gun. I told him we could fix things together. But then, Marlin was dead. And AJ pulled the trigger. He remembered what I'd taught him. To always aim for the head. Porca vacca. Facendo così mi sembra proprio che sia colpa mia. Adesso sono curiosa di rigiocarmela e di dire qualcos'altro. Sono curiosa, mi sento troppo in colpa e l'ho fatto sparare io, porca miseria. Porca miseria. Quindi adesso ci aspetta un grosso calcione nel sedere o un proiettile nella testa, fatemi capire. Perché più o meno o sono drastici e ci danno quello che abbiamo dato noi a Marlon o ci buttano fuori. Una delle due. E nella stanza ci siamo ancora. Siamo vivi, è positivo. Dov'è AJ? Ok, siamo tutti vivi e già qui va bene. Made you some coffee. It was in the kitchen. Tin said that I can have some. I didn't steal it. Vorrei ricordare che sono ragazzini problematici. Io non ho idea di come reagiscono questi. I'm surprised you remember how to make it. We haven't had coffee in a long time. You put it in hot water. Già, semplice. You're right. Thanks. Last night, sì. With Marlin, I heard Lewis and what he called me. Am I a murderer? Oh, è più complicato di così. No! Oh my God! Shit! We could get medicine from the nurse's office. He's dead. The kid blew his brains out. You shot him. He's dead. You're a murderer. Beh, anche il tuo amico in realtà ha ucciso gente, più di una. He was down. You had him beat. What the fuck did you teach this kid? Me lo chiedo anch'io, Clementine, che diavolo gli ha insegnato a sto bimbo? Lewis called me a murderer. But we're supposed to kill bad stuff. Monsters. Did I do it bad? Ha ragione in parte, non è I thought Marlin was bad. Completamente sbagliato. He killed Brody. He kept telling lies. Ha commesso un errore, però. Sometimes people do bad things, like Marlin did. But when you shot him, he wasn't a threat to us anymore. Esatto. If you kill someone when they're no longer threatening you, that's murder. Credevo gliel'avessi già insegnata questa cosa, in realtà.
What are we gonna do? Speriamo che non ci sparino. Che facce? Aia. Aia. Buono lì tu. Back off, all of you. Dai. You talked Marlin down and then they fucking murdered him. Take AJ, go inside. Come on, let's go. Oh, just let them go back to the dorms? What happens the next time one of us does something this kid doesn't like? Should we expect a bullet too? That's not what happened. It's exactly what happened. It was over. The little Mr. Trigger Happy decided otherwise. Marlin started this. He killed Brody and almost got me too. AJ did what he had to do. What he had to? He didn't have to shoot Marlin in the fucking skull. It was over. Get it, Lewis. Just back off, okay? Back off? Seriously? Era il suo migliore amico, è comprensibile, si è infuriato come una bestia, però non era proprio tutto sto fiorellino, manco lui. If I'm a murderer, am I gonna die too? What? No. Well, I think murderers are like monsters, and I know what happens to monsters. Nothing good. Nothing good at all. We can forgive them. Murderers, even some monsters, they get a second chance. Some monsters, not all. When bad people, like murderers, try to make it right, that's when other people forgive them. No, non è quello che intendevo io. It is. No. We're going to fix this, you and me. Gliel'ha venduta un po' troppo facile. Atone. Atone? It means make up for what you did wrong. We'll make it all right with the others. Pensavo gli dicesse che ha sbagliato a sparare in quel momento lì e quindi avrebbe potuto trovare il modo di farsi perdonare, diciamo così. Get back, Mitch. Get back. Ehi. No, bisogna calmarlo sto ragazzino, è esageratamente aggressivo. Sim? Willy? Haven't enough people died tonight? Brody, Marlin, we can't keep killing each other. Fuck, are you saying that to me after what he did? Screw both of you. Mi piace perché Brody è stata uccisa da Marlon e sembra che Marlon sia l'angioletto qui. Cioè, va bene, ha fatto una cavolata, Jay, ma anche Marlon stava uccidendo gente a caso. Ne ha uccisi tre, Marlon. You've killed a lot of people. You murdered your friend Lee, didn't you? What? You said he was handcuffed. He wasn't a threat. So, that means you murdered him. Ma non gliel'hai spiegato? Si stava trasformando, era già morto! I killed him because I loved him. I didn't want him to suffer. How? He'd be dead. He would have turned. I didn't want that for him. He deserved better. Sì, ma queste cose gliele dovevi spiegare prima di mettergli in mano un'arma, porca miseria, Clementine. I love you, Clem. I love you back. Non è cattivo, non mi pare un pazzo assassino omicida, solo non gli ha spiegato le cose come sono. Gliene ha spiegate parte, non tutte. Che cacchio, Clementine. Ten ten. Hey. Sì? Violet said to come get you for the funeral. Really? We used to have them more. Then we stopped. Ma io starei anche qua. It seems right though. Non è che non rispetti i morti, però non mi sembra il caso. I figured you'd be afraid, with everyone all upset. But you were brave last night. Like a firefighter. No. Firefighters are good. I'm a murderer. No, you're not. You gotta have a trial first. They decide that stuff in a courtroom. That's how it works. Worked before. Back then, there were all kinds of rules about who was innocent. I tribunali non esistono più. It was complicated. We have to decide things for ourselves now. We can't rely on other people to make the rules for us. Who decided you're a murderer? Clem. But she's right. So's everyone else. I think you're okay. Per forza la pensi così. You sure you don't want your firefighter? You should keep him, because you're good like him. But maybe we could play with him later? Together?
Sure. After the funeral. They buried them already. Vile started soon. See you out there. Cioè, non gli è stato spiegato la differenza tra una minaccia e una persona che ormai non è più una minaccia. Questo è un problema. Ok. Perché pensavo che, cioè, queste sono le cose minime. Clementine ce li ha questi insegnamenti. Clementine più di una volta ha dimostrato di essere, scusate il gioco di parole, clemente con i suoi nemici, oppure spietata quando doveva compiere scelte esageratamente dure e difficili. AJ ha sparato perché lo ha visto minacciare potenzialmente Clementine e lui ha sparato. Però ormai non era più una minaccia, ormai si era... Cioè era stato disarmato, non si era arreso, era stato disarmato, però si era arreso alla fine, ha detto va bene, fatemi andare via, non sarò più un problema per tutti quanti voi. Poi non l'avrei lasciato andare via sicuramente, perché sapendo che ha dei legami con quei predoni probabilmente ci sarebbe corso fortissimo e sarebbero tornati, però lo avrei magari rinchiuso da qualche parte o che ne so, avrebbe creato altri problemi, lo so, ci avrei potuto lavorare sopra, ecco. At least these won't die. They look good together. Do you think his is better? No, I like them both. Me protecting Clem, è questo il punto. Lui farebbe probabilmente di tutto per Clementine. È talmente legato a Clementine che ha visto la minaccia e ha sparato. Bisognerà diminuire le schifezze che questo bambino sta vedendo senza farlo diventare un papamolla, perché conoscendo la Telltale arriveremo al punto in cui i miei insegnamenti verranno messi in pratica dal ragazzino in una situazione di crisi e io dovrò avere il ragazzino giusto che mi permetta di portare avanti la vita degli altri, di non perdere troppa gente, diciamo così. Vedete, lui si sente in colpa, ha capito che ha fatto una cosa sbagliata. Non è insensibile, non sta andando in giro a dire ma era cattivo, io ho fatto bene. Lui si sente in colpa, mi ha detto ma io sono un assassino, io ho sbagliato. Lui non ha gli insegnamenti adatti per poter distinguere se ha fatto una cosa giusta o sbagliata. Mi stupisce che Clementine non li abbia infusi perché lei ce li ha, porca miseria. Sta cosa non la comprendo. I did that. È vero, è piccolo, però come vedete si sente in colpa. Lo sa che ha sbagliato. Finirà malissimo. Mi dispiace per Brody, ragazzi, ma Marlon non ha il mio dispiacere, perché ha fatto morire 3 persone, per la sua vigliaccheria sono morte 3 persone. E ha anche confessato che ne avrebbe vendute altre se ci fosse stata la necessità, quindi era un pericolo quello lì. Oh God, they're here. So what? They knew Brody, didn't they? Yeah, but Marlon... Just leave them alone. Shit. Clem? What? Why do people have funerals? Tin said they used to have them more. They died. But I don't get it. Well, to say goodbye to someone you've lost. But they're dead. This is your last chance to see them before they're gone forever. I made them all sad. Guardalo. Like if someone took you away. Does everyone get a funeral? People do. Some animals too. Even monsters? Mi dispiace, per quanto mi riguarda non è per Marlon. Think of it as Brody's funeral, not Marlon's. But they're talking about both of them. Ten. You ready? Brody, you always said you wanted to go to the beach. So, I drew it for you.
Per Marlon no, però, eh. Marlon was... I can't. Not for Marlon. After what he did to the twins and Brody, I... You didn't even like Brody! Cosa vuol dire? Non gli ha spaccato la faccia! I can't. Someone else do it. Bitch. Hey! Dude, don't. Seriously, Lewis? He was your best friend. It wasn't perfect, but you deserve better than to get gunned down by that kid. Meritava. You killed him like it was nothing. We all saw it, and no one stopped him. You're right, Mitch. Marlon didn't deserve what AJ did to him. I know what I did. I'm sorry. I know I'm a murderer, but I'm gonna, atone. Yeah, atone it. Fuck, I can't listen to this. Yo, boh. Brody non meritava di meglio, no. Brody meritava che gli spaccassero la faccia. Come le sorelle di Ted meritavano di essere vendute a dei predoni, magari anche degli stupratori seriali, giustamente. Marlon was a fucking murderer and a liar, and if we'd all asked more questions about Minnie and Sophie disappearing last year, none of this would have happened. E niente, la mia stima sta salendo. È l'unica che sta dicendo le cose giuste, potete dire quello che volete. Lei è Azim, di nuovo, Azim, nuovo eroe. No, but I should have pushed harder. Or tried. I don't know. You couldn't have known he was lying to you. See what I mean? How can any of us trust these fucking people? What are you saying? I'm saying they gotta fucking go. Take a vote. Majority decides. They stay or they leave. Today. That does seem fair. Are you serious? It's bullshit. You're bullshit. Non ci sto in un gruppo che non mi vuole. L'abbiamo già vista, questa situazione finisce solo male. We'll go. Clem. You heard her, kid. A vote's the only way to settle this, or we'll be arguing forever. Fine. Ci butteranno fuori. Because we're fucking voting. C'è solo Violet dalla nostra. Violet e Ten, ci butteranno fuori. Lewis needs to vote. Could you go get him? And try to talk to him. Come on, Rosie. Come here, girl. Ma sappiamo cosa succede ad avere gente non voluta nei gruppi. È peggio. Could you guys go wait in the dorm? I'll come get you. Mi dispiace, se non mi vogliono me ne vado e non farò storie. Please don't kick us out. No, Jay, lo faranno e noi ce ne andremo. Come on, let's go. Poi scusatemi, Marlon non ha detto che ha perso qualcosa come una trentina di amici? Adesso mi sorge il dubbio di dove siano finite queste trentina di persone. Io continuo a sostenere però che la stiamo facendo troppo grossa. Cioè voglio dire, Marlon meritava di meglio, mi è venuto a dire quel tizio lì. Invece no, gli altri meritavano quello che Marlon ha fatto a loro. Cioè Marlon stava vendendo gente a dei predoni. Dei predoni che potevano essere dei pervertiti, potevano essere dei pedofili, potevano essere cannibali. Li abbiamo incontrati, cannibali. Metti che questi si mangiano la gente e si sono mangiate le sorelle di Ten. Metti così. Oppure che ne so, magari li usano come diversivi per gli zombie, che cacchio ne sai? Potrebbero averci fatto di tutto, ma no. No, queste persone si meritavano di essere vendute da quella buona anima di Marlon, quell'amico fidato e leale che era Marlon, ai predoni. È giusto così. E AJ ha sbagliato. AJ non doveva uccidere Marlon, doveva dirgli: guarda, sono qui se vuoi puoi vendere anche me ai predoni, perché sono felice di essere venduto ai predoni, me lo merito, giustamente. Santa pazienza. Io non... Cioè, allora, non sto difendendo AJ. Ha sbagliato, perché non è giusto quello che ha fatto. Ci sono altri modi per punire una persona che, tra virgolette, si arrende. Perché lui era stato messo alle strette, non si è arreso perché è costretto. Non è che si è arreso. Si è arreso perché è costretto. Però non era più una minaccia. Va bene. Non c'era bisogno di sparargli. Ok. Però non mi puoi venire a dire che merita di meglio. Ha ucciso Brody e il suo principale problema era: cosa dirò adesso agli altri? Lo so, cioè, mi sembrano tutti dei pirla. Solo Violet si salva qui in mezzo. Violet e Azim. Basta, tutti gli altri che muoiono per il momento. Ti spaccherai un cacchio di piede, bambino, smettila. AJ, stop. You'll break your toe or something. Esatto. Come here, sit down. No. È arrabbiato, lo so. It didn't work. I did what you said and they didn't even care. Ci vorrà tempo, ragazzino. Sempre che non ci caccino prima. But they don't let me fix it.
AJ, breathe. Remember what we do when we're mad? E comunque sì, anche la cosa del fare ammenda gliel'ha venduta troppo facile, cioè non gliel'ha spiegata bene. What do we do when we're mad? We stop and think and I'm still really, really mad. I know that I'm not supposed to get mad or sad because then I do dumb things. Esatto. You need to handle your feelings. Get them under control. I know, or I'll make mistakes. Exactly. We stop, we think, and we breathe. Breathe. Okay. Feel better? No. You're still mad, huh? Vabbè, passerà, dai. I think I'm sad too. Ti senti in colpa? È normale, hai fatto una cavolata. I did what you told me to. I know. You're a good listener. I wanted to make them all feel better. It didn't work. Why'd you tell me to do that if it didn't work? Non è una cosa che puoi sistemare dall'oggi al domani. Non... Sì, non ci hanno ascoltato, ma ci vuole tempo. Cioè, non è che gli ha strappato un disegno, gli ha ucciso un amico. Per quanto schifoso fosse questo amico, ci vorrà tempo. Violet was on our side. Maybe she'll persuade the others. Non credo. Yeah, maybe. I don't want to go. I know you don't. I like knowing where we are all the time. The bed, the food. I like the other kids. Not all of them, but Tin and Louis and Violet. Puoi depennare Louis dalla lista, ti odia. Ce ne dobbiamo andare, vero Violet? We took the vote. You have to leave. Già. Don't we get to vote? I vote that we stay. No. That's not how it works. Va bene, ce ne andiamo. Maybe it should be. You don't have to like it. Good, because I don't. Fine, I get it. We'll learn to live with your decision somehow. Seriously? That's it? Non voglio creare problemi, vai. You know this is fucking wrong. Sì. And you're not gonna fight it at all? No. What's the point? You've already decided. Yes, we have. So fucking stupid. You said you'd go along with it if we voted fairly. It's bullshit. Cacchio, ci ha preso proprio a cuore. If you weren't so used to burying your head in the sand. Oh, I'm burying my head in the sand? È un pelino. Hate Marlin all you want, but you can't tell me AJ isn't dangerous too. Beh, lui non ha venduto le tue amiche dei predoni, lui ha difeso i suoi amici. Contro una minaccia. We'll wait for you to pack up, then Louis and I'll escort you out past the safe zone. We'll make sure you get to the road safely. It's not a lot, but at least you won't die on the way. We won't be safe once you leave us out there. Non era quello che intendevo, che cacchio. The last few days, maybe, if we're lucky, then it's back to running, hiding, and trying not to die. You'll still be doing better than Marlin and Brody. Guarda che Brody non l'ho uccisa io, testa di cacchio. Where's Porca Tim? Miseria, voglio tirare la testata io a Louis. Subito. He was really upset about the vote, and he's not talking to anybody. It's best to leave him alone when he's like this, but for the record, he wanted you to stay. Immaginavo. Voi due avete votato per noi, tutti gli altri no, vero? Wait. Does AJ still have that gun? Hand it over. No. No. Is this necessary? Hell yes, it's necessary. No. I'm not walking out into the woods with him holding that thing. Mi stai cacciando, non me ne vado disarmata. Te la tieni? But I murdered Marlin with it. Yeah, but you'll need protection outside. Fine. Let the kid keep the murder weapon. Già mi stanno cacciando, mi buttano fuori. Se fosse stata la loro l'avrei restituita, ma è la mia. E mi stanno cacciando, me la tengo, mi dispiace, mi serve la roba per difendermi, se permetti.
Il video di oggi termina qui, io non ho altro da aggiungere perché ho ripetuto alla nausea quello che ho in testa e vorrei sapere ora voi cosa avete in testa, come avreste reagito nei panni di Clem barra nei panni dei bambini dall'altra parte. Fatemi sapere sotto con un commento i vostri pensieri, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!